Buongiorno a tutti. Avevo intenzione di iniziare questo vlog dicendovi: aggiustato la lavatrice. L'asciugatrice, scusate, ormai non riesco neanche più a pronunciarlo quel nome. È tutto a posto. Quindi dovete sapere che qui c'è stato un temporale di un'intensità terribile. Mi ha svegliato un tuono e un fulmine che hanno squarciato il cielo e non lo dico tanto per dire, e poi una tempesta di fulmini, ma veramente tutto questo alle 4:30. Secondo voi mi sono riaddormentata dopo? No! Quindi mi sono alzata e ho detto: facciamo una lavatrice! Che così quella dei bianchi dopo metto subito a fare l'asciugatrice. Non va, il cestello non va. Ho chiamato mio marito, speriamo che la risolvano questa situazione. Fosse per me l'avrei già presa nuova, cioè a costo di farmi debiti, ma cioè, ormai c'ha 8 anni, arranca la poveretta e vabbè, comunque. Anche se devo dire la verità, che abbiamo notato nell'ultima bolletta, il periodo in cui non l'abbiamo usata quest'estate, la differenza è solo di una cinquantina d'euro. Però vuoi mettere con tutte le asciugatrici che faccio d'inverno, cioè diciamo che è un prezzo abbastanza abbordabile, abbastanza. Comunque, tutto questo, adesso io vado a lavorare, vi auguro un buon inizio settimana. Le premesse non sono delle migliori, però insomma, vabbè. Totalmente ingrippata a guardare Mindhunter e sto finendo la prima stagione. Vi dico tutto. Cioè, io ho messo il cardigan, ma sto crepando di caldo. Questo l'ho comprato l'altra settimana in uno di quei negozi che hanno vestiti a poco prezzo. Ecco, infatti ho pagato 15 euro. Però è comodo, vabbè. Io adesso vado, ci vediamo più tardi. Il traffico un pochino si è ridotto. Buona giornata. Io ve l'avevo detto che era un inizio settimana schiuppettante. Un inizio settimana. Allora, è ora di pranzo, insomma, pranzo, chiamalo pranzo quello che devo mangiare, ma non fa niente. All'una meno 5, no, all'una meno 3, no, è suonata quasi subito la campanella. C'era il sole, sta per suonare la campanella, il diluvio universale. Macchina lontanissima dove avevo l'ombrello. Per fortuna che questa cretina ogni tanto si ricorda le cose, quindi avevo messo un ombrellino piccolo nello zaino di Antonietta, quindi almeno lei e Stella si sono potute riparare e io mi sono fatta cola cola, che è una delle cose che aiuta di più il mio taglio di capelli. Vabbè, domani mattina dovrei riuscire ad andare a tagliarmi i capelli, me lo auguro. Adesso insomma sto preparando il pranzo e loro stanno guardando un pochettino di cartoni. Aia, il ginocchio mi ha dato il tormento perché la piazza in cui io parcheggio è tutta in salita e per camminare veloce, io di solito cammino piano, per camminare veloce, cioè, mi sono sforzato un bel po' il ginocchio, però adesso, tanto adesso con calma lo tengo su anche mentre mangio a tavola, seduta a tavola, lo tengo su, ci metto casomai, faccio un po' di ghiaccio. E questa è che me la sono fatta a fare la doccia stamattina. Così, tanto per. Le unghie mi si stanno rovinando molto velocemente nelle ultime settimane. L'ho fatto da pochissimo. Non lo so che cosa ho combinato, per cui. No, devo imparare, ragazzi, a mettere i guanti perché non me le posso rovinare così. Cioè, poi si sono sfaldate. Eppure sto prendendo le vitamine che stavo per prendere. Poi che ho fatto? Boh, non mi ricordo. Perché io la prima cosa che entro quando entro in casa è togliere le scarpe necessariamente, lavare le mani e mettere subito l'acqua.
I sughi ce li ho pronti perché abbiamo tutta la rimanenza della domenica per loro. E io vado di tacchino e spinaci e basta. Buono. No, in vasa. È che il tacchino è un po' come dire, sava sandir, stopposo, ecco, che se ti si blocca nell'esofago, poi io non devo bere mentre mangio, quindi figuratevi un po', l'allegria. Comunque, in tutto questo vado perché credo che sia pronto il riso. Allora, vi dico un trucco. Non so se lo conoscete, magari avete scoprite l'acqua calda, boh. Quando versate il riso, se non lo toccate, non lo dovete girare per tutto il tempo, non si attaccherà mai. Se lo girate, lo dovete continuare a girare. È un trucco. L'ho letto da qualche parte, in effetti ho provato e funziona. Adesso trovo la cucina. Vabbò, Madonna mia, sembro truccata come se mi avessi disegnato un matto, anche questa è una citazione, ma questo non è il colore che ho sugli occhi. Questa è la Naked, la 3. Ne pesco una al giorno. Facciamo, diciamo così, ne pesco una al giorno. Ho ricominciato a truccarmi, sono molto contenta, sto cercando di prendermi un po' più di cura del mio corpo stamattina, visto che comunque mi sono svegliata alle 4:30. Però non ho sonno, stranamente non sono stanca, ho lavorato anche. Sono fatta anche lo scrub al corpo che ne avevo bisogno dopo il mare, perché non che io sia stata particolarmente al sole, però io sono, cioè, quasi mai. Però sono stata comunque in acqua, c'era un po' di cellule morte, poi lo scrub va fatto, non c'è niente da fare. E quindi adesso ho finito quello della L'Iraq e inizio con quello della Geomar, ma vorrei crearmi una routine, scrivermela proprio. Poi oggi abbiamo avuto gli orari nuovi di danza e tranne un giorno che inizia alle 17 la lezione, gli altri 2 giorni inizia alle 18, quindi alle 18 per me è più fattibile perché i compiti li riescono a finire. Alle 17 significa fargli iniziare i compiti un pochino prima. Va fatto. Oggi hanno solo italiano entrambe, strana questa cosa, ma devo vedere ancora gli zaini. Io non sono come quelle mamme, perché ci sono quelle mamme che arrivano a casa, la prima cosa che fanno, io non lo so perché mi arrivano messaggi, ragazzi, i compiti e rispondono subito. Ma io mangio prima, poi guarda, cioè, non lo so. Sarà la fame atavica che mi attanaglia e che penso sempre prima allo stomaco, però insomma, vabbè, così. Ci sentiamo dopo. Ovviamente con questo acquazzone io i panni che erano fuori non sono ancora asciutti nonostante siano al coperto e quelli che devo stendere, mio marito chiama il tecnico ha il telefono staccato. Ci sono tutti i presupposti perché sia una bellissima settimana, piena di piccole, piccole sorprese. Oh, fossero queste, mi va bene così, eh. Non mi lamento per niente, ci mancherebbe. Però sono quei imprevisti che danno quel tocco in più, ecco, quel sapore particolare ed escrementizio alla settimana, per cui tu vedi la domenica sempre più lontana, perché le settimane così sono quelle che non finiscono mai. Però non perdiamo il sorriso, non perdiamo la calma, disse quella meno paziente del mondo. Adesso vado perché sennò c'è scritto che non scuoce mai sto riso, però poi ho messo a fare anche i miei spinaci, quindi devo andare. Della serie. Facciamo figure di M, perché ve l'ho detto che lunedì è partito proprio alla stragrande. Mi sono nascosta in bagno perché è arrivato il tecnico. Scusate, ecco, ho riattaccato la corrente. Il tecnico dell'asciugatrice. Ho messo i panni dentro, lui l'ha accesa e la. Non voglio trattarla male o ingiuriarla, ma funziona. Funziona anche a pieno carico. Io mi dico,
i 10 minuti stramaledetti che ho perso stamattina. Mentre cercavo di bere un caffè decaffeinato per non aumentare l'ansia del lunedì mattina, di tutte le cose che ci sono da fare nella settimana, è andata a ramengo, ho perso 10 minuti. Mio marito mi ha guardato come a dire: Vale, come direbbe lei nel zodiaco, find logic. E poi per fortuna che avevamo un altro problema elettrico di cui io non ero per niente a conoscenza, del tipo che una presa non funzionava, e quindi Gianni, per giustificare, diciamo, la chiamata, anche perché insomma questo signore è tanto gentile, ma Dio santo che figuraccia, mi ha detto: vabbè, che non importa, non ti preoccupare. No, è molto gentile, dice: non ti preoccupare, nel caso si riblocchi fammi sapere. Ma io lo, cioè, mi sembravo, cioè, avete presente i pazzi? Quando nessuno, cioè, quando, no, non i pazzi, quando tu vivi qualcosa di straordinario o ti succede di qualcosa di stranissimo e nessuno ti crede e tu continui a dire: ma te lo giuro che era così. Mi guardavano come a dire: poverina. Vabbè, non importa. L'importante è che sta andando la prima asciugatrice. Sono quasi emozionata, mi commuovo. No, io, cioè, ha fatto la polvere sopra. Ve lo ricordate il contorno occhi che avevo comprato? Io non riesco a usare il contorno occhi. Vabbè, è sigillato comunque. Mia sorella mi ha lasciato pure le maschere di quella linea del DM, questa qui, maschera visore, è stato in mia dei Manuka. Vorrei farmi una maschera, ma oggi dobbiamo uscire. Quando torniamo è una corsa a preparare la cena, aiutare le gemelle nella doccia, perché se non, do una mano, il bagno diventa una sauna finlandese e mi consumano tantissimo bagno schiuma, perché si tuffano e fanno cose. Dobbiamo ancora fare i compiti. Io stavo ancora finendo la cucina, perché è molto presto, non sono neanche le 3, quindi ho 3 ore per fare tutto. La cena ce l'ho pronta per mio marito, le bambine faccio subito, perché sì, ho altro in frigo, un sacco di cose, adesso vedo. E io mi devo scegliere un secondo. Avrei il merluzzo, se riesco mi faccio il merluzzo. Vado a avere il merluzzo. Che fai? Zucchine. È tanto che sono 2 giorni che non mangio le zucchine, ragazzi. Cioè, io poi vado in astinenza. Vabbè. Non ci posso credere. Oggi è tutta una serie di eventi buffi. Io dico buffi. Mentre stava andando l'asciugatrice, Stella fa i compiti, che dobbiamo andare a danza. Il tecnico ha dovuto staccare la corrente per un altro problema che stava risolvendo. Quando l'ha riacceso, gli ho detto: vabbè, riaccendete l'asciugatrice. Non andava più. È il condensatore che ci vuole più potente, perché quello che aveva preso era troppo piccolo. Ha detto che domani me lo dovrebbe andare a prendere. Ora, io mi auguro che questa cosa si risolva in fretta, perché prima che venga veramente... Io adesso ho una lavatrice da stendere. La metto sotto sotto, ci metterà una vita. Io odio tenere i panni troppo stesi, perché fanno quel... si seccano, si fanno brutti. No, no, ragazzi, asciugatrice tutta la vita. Però, insomma... Vabbè. Doveva andare così. Ginocchio. Le scale non aiutano.
Mi devo pettinare perché dobbiamo andare a danza. Aspettate che forse un po' di luce. Ok. Allora. Mi devo chiudere perché nel bagno, capirete se avete dei figli. Questa è un'altra delle cose che ho preso da Tiger per le bambine, che loro ne avevano due così, una è finita nel water, non ho avuto il coraggio di lavarla, nonostante il water fosse pulito, eh. Vabbè. Indovinate chi c'è giù. Ma io secondo me lo invito anche a cena. Il tecnico che ha trovato il pezzo l'ha provato e non ha funzionato. Quindi adesso ne ha uno più potente. In poche parole è qualcosa che serve a muovere il cestello, che non si muove. Quindi troveremo prima o poi una soluzione. Perché nella vita ci vuole speranza. Lui ha detto che l'asciugatrice non è da buttare. Infatti io ho detto non mi dica che devo comprarla nuova e lui mi ha detto guarda, se vuoi che te lo dico, perché insomma nuova mi piacerebbe, devo essere sincera, con un carico maggiore soprattutto, ma questa me la porto a casa io, ha detto lui, quindi nel caso in cui tu la comprassi nuova, io questa me la porto a casa, nel senso che è recuperabile, quindi sarebbe anche insomma usufruibile. Bene. Non lo so. Non so. Adesso mi metto un po' di rossetto. Accompagno le gemelle a danza, sono già vestite, si stanno solo facendo lo chignon. Mio marito oggi si è accorto anche che ero truccata. Io ve l'ho detto, a me l'hanno scambiato, eh? Uno di questi giorni hanno scambiato. Questo è uno dei miei rossetti di MAC preferiti, che è Twig. Bellissimo. Fuori c'è un'afa perché c'è il cielo tutto nuvoloso come se dovesse piovere, ma una cappa di umido che si appiccica alla pelle. È veramente terribile, ma i panni non asciugano. Infatti ho metà la lavatrice che è ancora mezza bagnata da un lato, da una parte, da un'altra. Vabbè. Allora io adesso vado a portare le bambine a danza. Spesa non ne devo fare, devo comprare solo i bastoncini, ma li compro quando torno. E dopodiché... Ciao amore! Sì? Vabbè, lasciamo stare. E adesso le porto a danza, quindi non so, forse ho quest'ora libera per fare due chiacchiere con le altre mamme o sedermi a giocare a Toy Blast, che è la mia fissa del momento. Almeno un'ora libera. Oggi con i compiti abbiamo fatto veloce, veloce. Devo dire la verità, era solo italiano, inglese per Rastella. E poi sono un po' emozionata per venerdì i primi compiti di storia. Mio marito gli brillano gli occhi perché ha detto io devo ricominciare con la storia e la geografia. Quello anche a me fa piacere, devo essere sincera. Ok, basta. Allora, che la luce sia con me. Sono le 19:39, mi sono appena cambiata, ho iniziato un po' a impostare le varie cene. Si dice, ma perché non fai tutta una cena? Perché io sto a dieta, le gemelle no, il mio marito ni. Non lo diciamo a nessuno. Comunque, l'asciugatrice stava andando che è una bellezza. L'asciugatrice si è bloccata, mi dà un errore a me sconosciuto. Bene, benissimo. Quando arriva mio marito glielo dico, che lui conosce il tecnico, si parlano tra di loro di cose strane, quindi io mi sono presa un po' di petto di pollo per stasera e vabbè, Ivasa, e sono indecisa sul contorno. Non lo so, perché se mangio ancora datterini do di stomaco, no, non darei mai di stomaco, li adoro, però insomma, vabbè. Comunque, speriamo che, diciamo che tutti questi piccoli, piccoli, piccoli imprevisti
non siano il segnale di una se di settimana escrementizia, vi prego, pregate per la mia asciugatrice. Anche se lui ha detto che nel caso estremo in cui non basti questo condensatore che ha messo, ci vorrebbe una cosa tipo come un motorino nuovo che non costa chissà quanto, Quindi insomma siamo abbastanza. Insomma, non dovremmo venderci un rene, ecco. Detto ciò, sono andata a vedere le asciugatrici sul sito dell'Unieuro. Quella che piaceva a me costava 1.600 euro. L'intenditore. Ora vado a struccarmi, il tempo che le cose in forno cuociano, poi quando arriva mio marito scaldo il resto e decido per il contorno di un gustosissimo petto di pollo alla piastra. Su ricetta di Elisabetta Canalis, ovviamente. Io vi saluto. Sarà stato un vlog lungo, credo. Non lo so, mi sembra di aver parlato. Molte di voi mi dicono che fa piacere, quindi basta chiedere. Ci vediamo al prossimo video. Buona serata a tutti e buon inizio settimana.